Vediamo se stai nascondendo dei cosmetici. Lo sapevo. Bianchetto, puoi tenerlo, ma lo smalto no. Vai via. Ma com'è cattiva! Aspetta un attimo, forse ho un'idea. Sì, potrebbe funzionare. Ok, apro il bianchetto e lo verso in questa ciotola. Poi lo metto da parte. Adesso mi serve lo smalto per le unghie. Lo verserò attentamente dentro la bottiglietta. Piano piano, questo colore mi piace. Dovrebbe bastare. Adesso rimetto dentro l'applicatore e ho finito. Non se ne accorgerà mai. Ehi, che si dice? È la mia occasione. Posso farmi le unghie? Sì, avevo ragione su questo colore. Wow, e quello dove l'hai preso? L'ho intrufolato. Che cos'è questo odore? È solo bianchetto. Seduta qui per un momento ed io ti porto un po' d'acqua. Oh, da dove viene quella striscia depilatoria? Ah, non guardare me, sto cercando di farmi la ceretta! Ed è così dolorosa! Oh, sembra proprio che faccia male. È così, fa malissimo. Aspetta, penso che ci sia qualcosa che posso fare. Prenderò una foglia, spero non ti dispiaccia. Solo un piccolo taglio o due. Ok, dovrebbe bastare. Tutto ciò che mi serve è questa foglia di aloe. Aspetta, cosa? È solo una foglia. Basta prendere un pochino, capirai che intendo. Forza, prova. Oh, ok. Guarda tutto questo gel. Quindi devo solo spalmarlo sulla pelle arrossata? Sì, basta strofinare, ti aiuterà e la pelle starà meglio. Vedi? Ecco qui, la tua gamba sta già meglio. Anche se è ancora pelosa. Andiamo adesso. Aspetta, mi serve aiuto anche per questa. Farà malissimo. Ah, mio Dio. Ok. Come sei buona, signora Anguria. Uffa, sono così stanca. Ehi, fratellino. Ciao, sto giocando a... Chi c'è? Perché urli? Oh, no, 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 guarda la mia faccia. È terribile. Lo specchio. Sembri un mostro, prendi questo. Guarda che cosa hai fatto, non posso crederci. Scusa, mi hai spaventato, io me ne vado. Sul serio, non posso credere che tu mi abbia lasciata con questo casino. Non è così che volevo trascorrere la mia mattinata. Aspetta un attimo, questa è una pianta di aloe. Può aiutarmi con i problemi di pelle. Sbuccerò questa foglia di aloe ed eliminerò la parte centrale. Poi nel frullatore. Ed è ora di frullarlo. Guarda com'è appiccicoso. Sta diventando anche schiumoso. Va bene, dovrebbe bastare. Lo verso dentro una ciotola. Ho questa maschera che metterò nella miscela. Devo solo mescolare tutto velocemente e adesso va benissimo. Devo metterla sulla faccia, pronta per l'uso. Mi piace così tanto. Non dovrebbe volerci molto per funzionare. Ciao, sono qui. Sei ancora un mostro. Oh mio Dio, è così ridicolo, che tipo strano. Ehi, la mia pelle è così liscia adesso. Gliela metterò sul suo diviso ora. E scapperò via. Meglio di un hot dog col ketchup. Proprio il sapore che mi piace. Lo prendo io, grazie. Vai, inondiamolo di ketchup. Oh, che schifo! Dov'ero rimasta? Sei pronto? Vieni dalla mamma! Che cos'è stato? La mia maglietta! Come hai potuto farmi questo? Oh, è stato un incidente! Provo a pulirti! No, no, no! Non piangere! Aspetta, Ecco! Sistemerò tutto.
Va bene, proviamoci. Vedete il colore come si scioglie nell'acqua? A questo punto aggiungiamo uno spruzzatore e facciamo rinascere questa maglietta. Arrotoliamola un po' con la forchetta così. Sistemiamola bene con le mani. E poi avvolgiamola con degli elastici. Adesso possiamo spruzzare l'acqua colorata. Con i colori possiamo scatenare tutta la fantasia. Per ogni sezione usiamo uno spray diverso. Ecco, è pronta! Voilà, guardate che capolavoro! È molto meglio di come era prima. La macchia di ketchup non si vede più. Ti voglio bene, amica mia. Oh, certo, in realtà era una sorpresa. Oh, questa nuova spazzola è fantastica! I miei capelli sono così setosi! Ma guarda come si muovono! Fantastici, non è vero? Davvero stupendi! Perfetti! Sono pronta per affrontare la giornata! Oh, ma i capelli di Annie sono fantastici! Vorrei anch'io i capelli così! Ok, se n'è andata! Userò la sua spazzola! Oh, ma non sono venuti come pensavo! Uff, questo codino è inutile! Non è giusto! Voglio anch'io i capelli così! Aspetta, ho un'idea! Funzionerà di sicuro! Ok, per prima cosa tirerò indietro la parte in cima. Devono essere ben fissati. Ok, fatto! Li sposto un attimo. Adesso tirerò indietro il resto dei capelli, come ho fatto prima. Voglio che siano ben fermi e fissati. Ok, è fatto! Ora è il prossimo passaggio. La parte superiore coprirà l'elastico e ora non avrò più una coda di cavallo disordinata. Sembra un'unica coda di cavallo! Adesso userò la spazzola di Annie per un effetto seta. Wow, Eva! I tuoi capelli sono bellissimi! Grazie, Annie! Belli e lucidi, proprio come i tuoi! Brava, Eva! So che ha usato la mia spazzola senza chiedere. Calda per la mia zuppa. Ah, è tutto il giorno che aspetto. È davvero buona. Adesso voglio vedere che c'è in TV. Proverò con qualcos'altro. Salve a tutti, oggi vi mostrerò la mia nuova casa. Venite con me. Allora, questa è la mia stanza per le feste. C'è un DJ 24 ore al giorno. Un DJ? Come fortunato. Oh? Oh, la mia TV non funziona, dai! E questo è il mio ufficio con il mio nuovo PC e il mio sterzo personalizzato. Lo so, sono la migliore e quando ho bisogno di rilassarmi dopo una lunga giornata faccio un bagno caldo. Oh, oh, com'è calda! E quando sono pronta per andare a letto mi copro solo con i miei soldi. Accidenti, non posso più guardare. Vorrei che la mia vita fosse così decadente. Adesso devo pulirmi da tutta questa zuppa. Vorrei divertirmi con le bombe da bagno che fanno le bolle. E invece ho soltanto questa spugna ruvida. Oh, cavolo, ho anche fatto cadere la saponetta. Va bene, dov'è? Eccola qui. Torna qua. Ah, non riesco a smettere di pensare a quelle bombe da bagno colorate. Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Comincerò con una ciotola vuota. E poi del bicarbonato di sodio. Ne verso un po' nella ciotola, così basterà. Adesso aggiungo un po' di acido citrico. E anche un po' d'olio di cocco, ci sta sempre bene. Adesso è il momento di mescolare tutto insieme con la mia fidata frutta. Ah, la polvere si sta sgretolando ed ecco! Ho una grande ciotola e un mucchio di ciotoline. Adesso ho bisogno di un po' di colorante alimentare, voglio che siano carine. Cavolo, è difficile da mescolare, devo continuare. Mi serve un vassoio in silicone adesso e non posso dimenticarmi della grande ciotola bianca. Avrà uno stampo tutto suo. Metto la polvere con un cucchiaino nello stampo e adesso aggiungo un po' di colore. Poi dovrò coprire con altra polvere. Va bene, devo picchiettare un po'. E ci spruzzerò sopra un po' di spray antisettico in modo che rimanga ben fermo. Adesso posso toglierlo dallo stampo. Ok, sono pronto per usare la mia bomba da bagno. La mia bomba da bagno è ancora migliore perché l'ho fatta io. Mettiamola in acqua. Ed ecco le bolle.
Guarda, si vedono tutti i colori dell'arcobaleno! Sono così felice! E come sono felice di aver rovesciato la mia zuppa! Che bella giornata! E ruota a destra! E ruota a sinistra! Ah! Oh, ma i miei capelli mi vanno in faccia! Tocca per terra! Beh, ora ho i capelli sporchi! Che schifo! Devo lavarli! E non mi sto nemmeno allenando bene! Ah! Che diavolo! Quel tipo ha calpestato i miei capelli! Oh. Aia! Sembra che i capelli di Annie le stiano dando problemi! Psst! Ehi, Annie! Ho la soluzione! Tira indietro i capelli così! Troppo carini! Ma non so come riuscirci! Mi fai vedere, per favore! Certo! Prima tira indietro i capelli! Poi separa una piccola sezione così e... Ma cosa sta facendo là dietro? E poi li attorciglio così! E ancora una volta così sono belli tirati! È fatto! Bisogna solo aggiustarli un po'! Stringere un pochino e sei pronta! Oh mio Dio! Grazie mille, Eva! Sì! I miei capelli non sono più in mezzo alle scatole! Sono pronti per la prova finale? Credo di sì! E tocco per terra con le mani, non con i capelli! Wow! Grazie, Eva! Continuiamo! Lo spazio è vasto! Oh, devo controllare come mi sta il trucco! Ma l'insegnante è lì! Guarda che te lo leverà se ti vede! Ma sei mezzo cieco! Che succede lì? Quelli sono cosmetici? Fammi pulire gli occhiali! Oh, lo è! Qui non è permesso! Osa portare dei cosmetici in classe! Tu, studente! I cosmetici sono vietati! Prenderò questi e tu te ne devi andare! Non ci posso credere, va bene! L'avevo avvertita! Ah, non ci posso credere! Insegnante del secolo? Sì, come no! Forse è nato un secolo fa! Adesso gli faccio vedere io! Che mi dici di questo? Oh, penso di avere avuto un'ottima idea! Prenderò un pennarello e aprirò il sotto. Poi userò delle pinzette per togliere la parte con l'inchiostro. Rimetterò il tappo. E poi toglierò anche la punta del pennarello. Lo tiro semplicemente fuori. Adesso mi serve il lucidalabbra e una ciotola. Metterò tutto nella ciotola, poi userò una siringa per raccoglierne un po'. Questo dovrebbe bastare. Adesso lo metto dentro al pennarello. Ecco, fatto! E adesso l'applicatore. Lo toglierò. Meno male che ho questa colla per unghie. Vernicerò la punta rotta così. Ok, la colla si è seccata e adesso posso attaccarla sull'applicatore. La metto nel tubetto e voilà! Utilizzerò il balsamo per le labbra. Mi piace come profuma. Che stai facendo? Guarda che ti metterai nei guai! Oh? Che succede laggiù? Oh, questo è solo un pennarello. È permesso, vero? Oh, sì, sì. Ci è mancato pochissimo. Chi è il tuo nuovo amico? Ma di che parli? Quel coso sta per esplodere. Ah? C'è qualcosa che non va. Oh, no! È gigantesco! Mi servirà un sacco di fondotinta. Ma quello è make-up? Professoressa? Sta zitta, mi serve! Fa silenzio, ti prego! Basta! Che cos'è questo baccano? Oh, cavolo! Non è così male, vero? A chi tocca? Io lo so! Nessuno? Io! Ok, vieni tu!
Ma che cos'ha che non va? Aspetta, ci sono! Vuoi nascondere il fondotinta? Ti serve il temperamatite, sì! Versaci il trucco! Poi prendi la colla stick, togli il tappo e usa un taglierino per toglierla. Una volta che il contenitore è vuoto, metti la spugnetta per il trucco così. E hai esattamente ciò di cui hai bisogno. Addio, brutto brufolo! Devo essere veloce! Ce l'ho fatta! Ecco, missione compiuta! Qui non c'è niente da vedere. Ma non hai più il brufolo? Te lo sarai immaginato. Ma giuro che... Dov'è finito il trucco? Mi servono dei nuovi occhiali. Ecco, può controllare tutte le mie cose. Fa vedere. Va bene, sei a posto. Puoi andare. Su. Fermo qui. Fatti vedere. E quello che cos'è? Codice rosso, abbiamo un problema. Portatelo subito via di qui. Stava cercando di entrare con il rossetto sulla guancia. Ciao. Fammi prendere i trucchi. Devo ritoccare il rossetto. L'ho usato per baciare quella bella guancia. Ah, molto meglio. Ehi, che ne pensi? Stai bene, dove l'hai preso? Tadam! Scarpe con rossetto! Tieni, prova! Noia questa lezione! Questo cos'è? Le regole sono regole! Vi siete meritate un test! Tadam! Oh. Il gesso mi secca le mani! Guarda qui! Beh, la crema ce l'ho! Forse sono un'ipocrita? Ecco! Ma come osa! Sta usando la mia lozione! Oh no, non va bene! Vergognati, sarai punita! Ah! Oh no, sono solo umana! Non ne vale la pena, no? Ma potrei essere più furba! Perché non ci ho pensato prima? Hai una confezione di colla? Svuotala di tutto il contenuto così! Nessuno sta guardando, vero? E adesso l'ingrediente segreto. La crema mani assomiglia molto alla colla. E ho fatto un trucco stupefacente. Mai più mani secche. Ah, molto meglio. Bella? Ma ha della colla sulle mani? Ah, com'è morbida. Un'altra passata. Ma è impazzita! Va tutto bene. Vedere che faranno i concorrenti. Oh, c'è la prima con il suo piatto. Ok, bene. Perché non ci fai vedere che cosa hai lì? Va bene, ho preparato il mio dolce preferito, banana stravaganza. Che diavolo è quello? Come potete vedere, mi sono concentrata sulla presentazione. Volevo che il colore fosse bilanciato con la forma del cibo. È solo frutta e caramella, ecco i punteggi. Scusate, mi prendete in giro? Dunque, il prossimo concorrente, per favore. E ciao, ciao, eccomi con il mio piatto. Piacere di conoscervi. Ho cominciato a cucinare in gioventù. Oh, certo, il mio piatto, ovviamente. Eccolo qui. Ho un marshmallow alla menta con riduzione al caramello. Muah! Cosa? Riesco a malapena a vederlo da qui, è così piccolo. Ah, sta ancora parlando del piatto. È estenuante. Che cosa? Dei punteggi così bassi? Oh! Si sta trasformando in una gara così deludente. Tranquilli, io sto bene, ma forse non avete capito il mio piatto. Ciao, sono qui per il concorso. Un ragazzino, sul serio? Dovremmo gareggiare contro un bambino? Bene, ecco il mio piatto allora. Oh, è una bellissima torta arcobaleno, davvero impressionante! La glassa arcobaleno è così facile da fare. Devi solo creare della glassa di diversi colori e fare delle linee sul cellophane. Puoi usare tutti i colori che desideri. Ecco, terminiamo col viola.
Adesso arrotoliamo nel cellophane. Voglio che sia ben stretto, ma senza che i colori si mescolino. Una volta fatto, con le forbici posso tagliare le estremità. E poi è pronto per essere messo nella sacca poche. Bene, sono pronto per la fase finale. Ecco la glassa arcobaleno! Sì, ha funzionato! Adoro come è venuto il bordo! Un altro po' e il bordo è fatto. Adesso ne aggiungo un po' anche al centro. In fondo è un concorso, voglio che sia bella e ben decorata. Ta-dan! Ecco la mia torta, vi piace? Com'è possibile che l'abbia fatta lui? È assurdo! Ecco il tuo punteggio! Sì! Cosa? State scherzando? Com'è possibile? Come ti vestiresti per una festa arcobaleno? Faccelo sapere nei commenti! Ricordati di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video fantastici come questo! Sono così stanco! Ma ho così tanto lavoro da fare! Meno male che ho ancora il caffè! Oh, forse farò solo un pisolino veloce! Sì, devo truccarmi prima della scuola! Ho tutte le mie cose e metterò il mio specchio proprio qui! Ehi, papà, svegliati! Oh, oh, ero così stanco, che cosa? Hai delle cose in faccia, guarda, vedi? Oh, ma che diamine! Le devo togliere! Oh no, guarda quante occhiaie! Sono orribile! Beh, forse questo può aiutarti? No. Forse questo! Aspetta, so io cosa può aiutarti! Vieni qui, pianta di aloe! Ho bisogno che tu aiuti papà! Pensi davvero che funzionerà, tesoro? Certo! Intanto apro la foglia! Tutto il gel e le cose buone all'interno devono andare nel frullatore così! Poi mi servirà anche dell'acqua! Dovrebbe bastare e toglierò la foglia. È ora di frullare il gel e l'acqua. Ecco, va bene. Avrò bisogno di questo contenitore. Adesso posso versarlo dentro questo piccolo foro. Così va bene, non voglio riempirlo troppo. Lo metto nel congelatore adesso e lo lascerò dentro solo qualche minuto. Chissà che altro dovrei fare oggi. Dovrebbe essere abbastanza tempo. Pronto per l'uso? Eccomi, papà! Guarda che ti ho fatto! Un ghiacciolo al gel di aloe! Prendilo! Devi solo strofinartelo sugli occhi! Continua, non fermarti! Funziona, ne sono sicura! Vedi? Hai fatto sparire l'occhiaia! È davvero spettacolare! Devo usarlo sull'altro occhio! Mi piace la sensazione di freschezza sulla pelle! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Mi hai davvero salvato, figlia mia! Devo andare! Ehi, scusa, sono in ritardo! Come va? Giornataccia, non dormo da giorni. Ho un aspetto orribile. Devi provare questo allora. Mia figlia l'ha fatto per me. Lascia che te lo mostri. Devi solo strofinartelo sugli occhi. È spettacolare, grazie. Adesso posso concentrarmi. E di che? Ehi, che diamine, dove sei? Mi dispiace, sono per strada. Oh no, guarda quanti colori. Io mi sono vestito di bianco, non mi faranno mai entrare. Oh no, ups, non va affatto bene. Aspetta, sei tu laggiù? Ehi, mi vedi? Devo fare qualcosa velocemente. Ci sarà un posto dove posso nascondermi, tipo il bidone della spazzatura? La situazione è brutta, ma non ho alternativa. Va bene, eccomi, dentro il bidone. Mi sono sbagliata forse. Ci è mancato poco, mi ha quasi visto. Beh, ma che schifo. Au, che diamine! Ah, la mia carriera artistica è ufficialmente finita. Ah? Cos'è questa roba? Non può essere! Del glitter! Ok, ho un piatto e adesso posso versarci sopra il glitter. Questo rosso è così carino. Devo solo fare una bella riga. E adesso un po' di glitter dorato. Devo solo versarlo. Oh, il verde è fantastico, anche gli altri! Premiamo con la mano sui diversi colori. E guarda, è così scintillante e luccica. Posso uscire di qui, già. E coloriamo la maglia. Sì, degli occhiali divertenti, beh, completeranno il mio look. È ora di andare alla festa, soprattutto perché sono già in ritardo. Ehi, tesoro, mi dispiace tanto che ci sia voluto così tanto tempo. Non ci credo che mi hai fatto aspettare tanto. Sì, ma guarda che maglia, l'ho fatta io. L'hai fatta tu, è spettacolare, fantastica. Ehi, siamo pronti per entrare. Fammi dare un'occhiata.
Va bene, potete entrare. Ma come si scrive Pangea? Riesco a pensare solo al pranzo adesso. Mi serve un antipastino. Ehi, ci sono solo cartacce. Accidenti a me e al mio appetito. Dovrò aspettare. Oppure approfittare della scorta segreta. La mia salvezza. Ciao ciao, panino. L'ho già mangiato. Ma non ci credo. Le briciole non mi saziano e ho una fame da lupo. Aspetta, chissà se saranno ancora buone. Una volta forse. Ma che sta combinando Rosy? Ma che cosa mi salta in mente? La fame mi annebbia il cervello. Mamma, gli estremi. Estremi rimedi. Vieni qui, piccoletta. Non mi avvelenare. Forza e coraggio. Ehi, Rosy! Rosy? No! Non ti puoi ridurre così. Ehi, ma che fai? Io mica butto il tuo cibo, sai? Potevi chiedere a me. Tieni questo. Sembra un normale burro cacao, ma sa di tutt'altro. Mi attirava di più la gomma, sai? Fidati di me. Il profumo è buono. Assaggiamolo. Wow, è buonissimo! Ma di che si tratta? Prendi un po' di formaggio e un tubetto vuoto di burro cacao. Poi spingi il tubetto nel formaggio. E una volta tirato fuori, dentro ci sarà un sacco di bontà. Ricordati il cappuccio. Geniale! Ci vorrebbero dei crackers. Meno male che ne ho portati due. Amiche per la pelle e per il formaggio. Ho i pennelli e la matita. Ok, sono pronta. Siediti. Oh, bene. Non vedevo l'ora di farlo. Sono così felice di sentirlo. Cominciamo con un po' di cipria. Sarai bellissima. E adesso? Questo ombretto starà da favola su di te. Non muoverti, sta ferma. Ti sta davvero bene. Adesso ci vuole il mascara. Ok, occupiamoci delle labbra adesso. Adoro questo prodotto. Ehi, ma non esce. Non l'avrò mica finito, vero? Ah, davvero frustrante. Adoro questo show. E questo ramen è buonissimo. Quel tizio mi fa sbellicare. Ma la mia forchetta? Questo funzionerà. Mettiamo il tubetto tra i denti della forchetta e poi premiamo così. Il prodotto finalmente uscirà. Giusto la quantità che ci serve. Mettiamo tutto in un contenitore e questi non servono più. Così è tutto più facile. Non dovremo più spremere i tubetti e con un pennello posso applicare tutto facilmente. Avrei dovuto pensarci prima. Sono contentissima. Abbiamo finito, wow! Che ne pensi? Sono favolosa! Tutto grazie a te e al tuo talento. Finire questo compito e poi si va a pranzo. Wow! Come sta bene, Annie? Wow, Annie, che bei riccioli! Grazie, volevo provare qualcosa di diverso. Ma che bei capelli che ha Annie! Annie, ti stanno proprio bene! Oh, basta! Lo dici solo per fare il carino! I miei capelli sono lisci e noiosi come sempre! Ehi! Magari questa penna può aiutarmi! Ci attorciglierò i capelli e aspetterò un attimo! Ta-da! Oh, beh, non sembra che abbia funzionato! Adesso sono di nuovo depressa!
Ehi, mi sa che dobbiamo rimetterci a studiare. Prendo un po' di appunti. Accidenti, la penna non funziona. Ci soffierò sopra, funzionerà. Oh. Ehi, hai una penna da prestarmi? Mi dispiace, ho solo questa. Eva, tu hai una penna da prestarmi? Oh, ma sembri così triste! Sono arrabbiata per i miei stupidi capelli. Oh, per così poco, ti aiuto io a renderli ricci. Guarda, prima prenderò una sezione dei tuoi capelli. Userò due dita e ci arrotolerò i capelli intorno. Poi ci farò passare le punte in mezzo. Infine, tiro per bene per rendere tutto ben stretto. Oh, ma sembra semplicissimo! Non vedo l'ora di vedere i ricci. Fermati, non slegarli ancora. Devi aspettare almeno un minuto. Ok, farò il conto alla rovescia. Ok, ora slegali. Wow, non posso credere che siano così ricci. Adesso sono riccissima. Eva, ti stanno così bene. Grazie, Annie. Non ci sarei riuscita senza il tuo aiuto. Quando vuoi, Eva. E ora torno a flirtare un po'. Ma dove è andato? Oh, ma dai, non può essere! Ti pareva. Se non fosse stato per me, non avrebbe avuto quei capelli. La ricreazione è quasi finita. Significa che è ora del dessert? Buono! Anche io ho dei dolcetti. Forza, diamoci dentro! Oh no, che peccato! Buongiorno! Mettiamo via quella roba, su! Va bene, se proprio dobbiamo. Avete fatto i compiti a casa? Ho detto, avete fatto i compiti? Sembra distratta! Do soltanto un morsetto veloce! E quindi, ferma lì! Non si mangia in classe! Stavo solo ammirando! Dove ero rimasta? Ma Rosy, come ci riesce? È geniale! Ho un asso nella manica! Con questo sarò a posto! Ma col cupcake è impossibile! Dove potrei nasconderlo? Forse la spazzola? Qualcosa dovrò pure inventarmi. Che c'è? Shh. Ti svelo un segreto. Pensi a quello che penso io? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda? Togli le setole dalla spazzola e incastraci il cupcake. Ti ricordi questi? Spezza un bastoncino e infilali così dentro il cupcake. Sembra una vera spazzola. Non si accorgerà di niente. E ho già l'acquolina in bocca. Che? Madison! Ah, è solo una spazzola, vede? Oh, mi servono occhiali nuovi. Vedo cupcake ovunque. Buon appetito! A che serve la ricreazione se puoi mangiare durante la lezione? Ottimo lavoro! Prossima lezione è importante. Bella, ti stai mettendo in lucida labbra? Metterò fine a tutto questo. Perfetto. E il resto? Oh, ok. Deve essermi caduto in tasca. E poi? Beh, allora anche questo. È tutto quello che ho, va bene? Oh, dimenticavo questo, va bene? Sì, va bene. Oh. E tu, Betty? Hai nascosto qualche ombretto? Io? Ho soltanto questa roba qui. Come sei brava! Torniamo alla lezione. Oh, meno male che non ha guardato da vicino. Avrebbe visto che i pastelli sono in realtà dei trucchi. Ma che pastelli sono quelli? Per farli usa un taglierino per togliere l'involucro in questo modo.
togli il pastello e infilaci una matita per gli occhi. Usa della colla per sigillarlo. Veloce, prima che si asciughi! Manca soltanto una cosa. Non deve vedersi in legno. Infilala nella scatola e ci siamo! È un trucco geniale! Ragazzi! State prendendo appunti, vero? Oh, che brave!